Il film inizia con una giovane studentessa universitaria, Chloe Steele, che arriva all'aeroporto JFK di New York. Chiama sua madre Irene dalla hall e la informa che tornerà presto a casa. Chiede quindi di parlare con papà, ma Irene risponde che al momento non è a casa. Viene rivelato che Chloe è venuta a New York per il compleanno di suo padre, sperando che l'intera famiglia possa festeggiare insieme. Tuttavia, suo papà pilota di nome Rayford è stato chiamato a Londra all'improvviso. Delusa dalla notizia, chiede a sua madre di controllare su quale volo salirà. Irene le dice il numero del volo, e Chloe si rende conto che l'aereo partirà dall'aeroporto JFK. Decide quindi di aspettare nel lounge, sperando di poter fare una chiacchierata con suo padre prima che parta. Mentre si dirige verso il lounge, Chloe vede un famoso presentatore televisivo, Cameron Williams, lì vicino. È circondato da alcune persone, una delle quali è una donna di mezza età con un libro in mano. Poiché è un giornalista che di solito racconta dalla prima linea di diversi disastri, lei gli chiede se legge la Bibbia. Cameron intuisce che sia una persona religiosa, e scherzando dice che lo fa, ma non quanto lei. La donna sorride alla sua battuta, e gli parla di Matteo 24:7, un versetto della Bibbia che parla di come carestie, disastri e guerre siano tutti segnali. Prima che possa però finire la frase, Chloe interrompe la conversazione. Chiede alla donna perché Dio, che è a conoscenza di tutte queste cose brutte, non impedisce che accadano. La donna risponde che Dio ha creato la terra per essere perfetta, ma è colpa degli umani se ora è un disastro. Rifiutandosi di prendere questa affermazione generalizzata come una risposta, Chloe dice che anche diverse persone innocenti che non hanno fatto nulla di male nella loro vita vengono punite. Sottolinea poi la follia nel credere che Dio ami tutti gli esseri umani, quando si rifiuta di aiutarli in tempo di guerre e carestie. Quando la signora non ha controargomentazioni, Chloe se ne va leggermente imbarazzata per la sua improvvisa sfuriata. È ovvio che la giovane studentessa universitaria è atea. Fuori, il capitano Rayford arriva al parcheggio dell'aeroporto in macchina. Vede una giovane hostess, Attie Durham, quindi si toglie rapidamente il suo anello del matrimonio e cammina verso di lei. Attie non ha idea che sia sposato, e c'è un'evidente tensione romantica tra i due. Entrano poi insieme nella sala d'attesa dell'aeroporto. Nel frattempo, Cameron è piuttosto colpito dal fatto che Chloe metta in dubbio la sua fede cieca nella religione. Le si avvicina al bar dell'aeroporto e i due iniziano a conversare. Cameron la ringrazia per averlo salvato dalla donna religiosa, riferendosi a lei come a una pazza. In risposta, Chloe sottolinea che in quel momento aveva semplicemente visto sua madre, che è anche lei una pazza religiosa. Spiega poi che sta aspettando qualcuno, il che fa supporre a Cameron che abbia un fidanzato. Questo lo mette un po' a disagio e cerca di tirarsi indietro dalla conversazione, ma lei rivela che in realtà sta aspettando suo padre. Proprio in quel momento, vede suo padre arrivare al lounge, camminando vicino a una bellissima hostess. Anche Rayford lo nota, e dice goffamente a Attie che la raggiungerà presto. Si avvicina poi a Chloe, e il duo padre-figlia si abbraccia. Poco dopo, Rayford vede Cameron in piedi lì vicino e lo riconosce come il famoso presentatore televisivo. Chiede se i due si frequentano, ma Chloe nega. Il giornalista si scusa, dicendo che ha degli affari importanti da sbrigare. Dopo questo, Chloe e Rayford si siedono per una conversazione. Si scopre che Rayford non aveva idea che lei sarebbe venuta a New York. Quando Chloe esprime il suo desiderio di festeggiare il suo compleanno a casa con tutta la famiglia, lui sottolinea che è troppo tardi per rinunciare al volo. I due poi parlano di Irene, che è diventata profondamente religiosa in quei giorni. Si scopre che sia il padre che la figlia non sopportano di essere predicati tutto il tempo. La fede di Irene e il continuo parlare di religione sono diventati così invadenti per gli altri membri della famiglia che Chloe torna raramente a casa, mentre Rayford preferisce essere il più impegnato possibile. Dopo una breve conversazione, Chloe chiede perché camminava così vicino alla hostess, ma Rayford liquida l'argomento e le assicura che tra lui e sua madre va tutto bene. Le consegna poi le chiavi della sua macchina e dice che deve salire sul suo volo. Dopo questo la saluta e se ne va per raggiungere Attie, che lo stava aspettando disperatamente. Pochi minuti dopo, Cameron si avvicina di nuovo a Chloe che è ancora al bar. Le chiede se va tutto bene, e lei esprime la sua delusione per non aver potuto trascorrere del tempo con tutta la sua famiglia. I due poi discutono brevemente di religione, e di come le persone continuino a cercare cose buone anche nei momenti più bui. Poco dopo Cameron dà a Chloe il suo numero e se ne va, siccome anche lui sta volando verso Londra. È sullo stesso volo che piloterà il capitano Rayford. Nella scena successiva, Chloe arriva a casa e incontra sua madre e suo fratello minore. Si impegnano poi in una conversazione, ma la mamma cambia rapidamente argomento parlando di Dio. Spiega come ha pregato affinché Chloe tornasse e il Signore ha esaudito le sue preghiere, ma questo fa solo arrabbiare Chloe, che se ne va bruscamente da lì. Suo fratello minore la insegue,
e i due decidono di andare al centro commerciale. Altrove, il capitano Rayford sale sul volo e inizia immediatamente a flirtare con Attie. Con l'avvicinarsi dell'ora della partenza, si dirige verso la cabina di pilotaggio dove il suo copilota gli augura buon compleanno. A bordo dell'aereo, un signore di bassa statura tenta di mettere il suo bagaglio nel vano portaoggetti superiore. Un uomo medio orientale si alza e si offre di aiutarlo, ma il signore più basso inizia a urlare di rimando. Sottolinea che solo perché è basso non significa che abbia bisogno di un aiuto non richiesto. Poco dopo, il volo decolla per Londra. Nel frattempo, al centro commerciale, Chloe dice al fratello che ha incontrato papà all'aeroporto quella mattina. Mente dicendo che Rayford ha parlato molto di lui e gli vuole molto bene. Abbraccia poi il fratello dicendogli che un giorno diventerà un grande giocatore di baseball, ma durante questo momento commovente il ragazzo improvvisamente svanisce nel nulla. Rimangono solo i suoi vestiti e la borsa, che inspiegabilmente cadono a terra. Una Chloe confusa si guarda intorno e vede che la stessa cosa è successa a tutti i bambini e ad alcuni adulti nel centro commerciale. La scena si sposta poi sull'aereo, dove è successa esattamente la stessa cosa. Tutti i bambini sono andati via e alcuni adulti, incluso il copilota, sono scomparsi lasciandosi dietro i loro vestiti. Questo inorridisce i passeggeri, e alcuni uomini si precipitano nella sala piloti per avere delle risposte. Rayford però aumenta la pressione in cabina e abbassa le maschere dell'ossigeno. Questo costringe tutti a tornare immediatamente ai loro posti. Ora che è l'unico pilota sull'aereo, Rayford dice a tutti di allacciare le cinture e di indossare le maschere dell'ossigeno. Tenta quindi di chiamare via radio la torre di controllo per chiedere aiuto, ma non riesce a contattare nessuno. Sebbene non se ne renda ancora conto, diverse persone nella torre di controllo sono scomparse senza lasciare traccia. Tira poi fuori il cellulare e prova a chiamare casa, ma nessuno risponde. Tornando al centro commerciale, Chloe sta cercando freneticamente suo fratello. Mentre osserva i suoi vestiti, un'auto senza conducente si schianta all'improvviso contro la vetrina anteriore. Ciò provoca il caos assoluto all'interno del centro commerciale e, a peggiorare le cose, i saccheggiatori iniziano a rubare denaro alle persone scomparse. Dopo un po', una Chloe confusa schiva l'atmosfera sempre più ostile e si dirige al parcheggio. Purtroppo anche qui la situazione sembra essere la stessa, poiché orde di persone cercano i loro cari perduti. Proprio mentre Chloe procede verso l'auto di suo padre, un piccolo aereo si schianta contro di essa. Terrorizzata, corre lungo la strada, dove nota uno scuolabus che si schianta proprio davanti a lei. Chloe si precipita ad aiutare, ma si rende conto che l'autobus è vuoto. All'interno dell'aereo, Rayford normalizza la pressione quando tutti sono di nuovo seduti ai loro posti. I passeggeri si tolgono le maschere dell'ossigeno e iniziano a discutere su cosa potrebbe essere successo agli altri. Vengono proposte teorie di rapimenti alieni, tunnel spazio-temporali e che i passeggeri siano semplicemente invisibili. Nel frattempo, Chloe si rende finalmente conto che l'intera città è caduta nel caos. Sebbene non abbia idea di cosa sia successo, immagina che suo fratello potrebbe essere stato portato al vicino ospedale. Corre quindi lì e si intrufola in mezzo al caos attraverso la porta sul retro. Con orrore, scopre che la stanza dove sono tenuti i neonati è completamente vuota. Appare poi un'infermiera, che le dice che tutti gli ospedali del paese stanno vivendo lo stesso fenomeno. Ciò significa che l'intera popolazione infantile del mondo è probabilmente scomparsa. Nella scena successiva, Rayford scopre che il suo copilota aveva un orologio con scritto Giovanni 3:16. Scopre anche che l'altra hostess, anch'essa scomparsa, aveva appunti della Bibbia nel suo quaderno. Questo lo colpisce con una realizzazione improvvisa e ricorda come sua moglie era solita parlare di un evento biblico chiamato rapimento. In questo evento, tutte le persone che credono in Dio, insieme ai bambini che sono troppo piccoli per rifiutarlo volontariamente, scompaiono dalla terra e vengono portati in cielo. Alla fine aveva ragione, il rapimento è avvenuto, ed è per questo che tutti i credenti sono scomparsi mentre i non credenti sono rimasti indietro. In seguito Rayford tenta di confessare a Attie di essersi sposato, ma lei non prende la notizia in modo positivo. Nell'abitacolo, Cameron vede del liquido che fuoriesce da una delle ali e che subito prende fuoco. Spaventato, si precipita nella cabina di pilotaggio per riferirlo a Rayford. Si rendono conto che è una perdita di carburante e sono in grossi guai. Tornando a New York, Chloe entra nella chiesa di sua madre per avere delle risposte. Incontra un pastore, che spiega che questo è il rapimento e che tutti coloro che sono scomparsi sono andati in paradiso. Inoltre, i non credenti che ora sono bloccati sulla terra dovranno affrontare diversi anni di oscurità prima di essere giudicati da Dio. Ciò ovviamente fa infuriare Chloe e sottolinea che il pastore stesso è rimasto indietro, il che significa che non credeva alle parole che predicava. Da qualche altra parte sull'aereo, Rayford dice a Cameron
che ora ha preso il posto del copilota, che l'incendio vicino all'ala si spegnerà prima o poi. La perdita lascerà però a malapena abbastanza carburante per tornare a New York. Tuttavia, hanno problemi ancora più grandi, poiché non è stato in grado di stabilire alcun contatto con la torre di controllo all'aeroporto JFK. Disperato per avere notizie sulla sua famiglia, Rayford chiede a Cameron di chiamare sua figlia. Con sua sorpresa, il giornalista rivela che stava cercando di farlo da qualche ora. È evidente che si è innamorato di Chloe. Dopo un po', Rayford riesce finalmente a contattare qualcuno al centro di controllo, ma l'operatore spiega che l'aeroporto è pieno di rottami e non sa dove il loro aereo potrà atterrare. Cercando di trovare una soluzione, Rayford chiede di stabilire un contatto con l'aeroporto LaGuardia, che si trova sempre a New York. L'operatore radio rivela però che tutti gli aeroporti del mondo stanno vivendo questo bizzarro e improvviso caos. Ciò preoccupa Rayford, che si rende conto che la situazione è più seria di quanto pensasse. Nonostante questo, decide di dirigersi al JFK e provare in qualche modo a far atterrare l'aereo, poiché è l'opzione più sicura in quel momento. Successivamente, Cameron si dirige verso l'abitacolo passeggeri, dove una donna sta puntando una pistola contro numerose persone chiedendo loro di spiegare cosa sta succedendo. Si scopre che è la moglie di un famoso giocatore di football, che viaggia con la figlia piccola scomparsa mentre dormiva. Accecata dalla paura, accusa tutti di aver rapito sua figlia. Fortunatamente Cameron la fa calmare e le chiede di spiegare perché pensa che tutti stiano cospirando contro di lei. Alla fine la donna crolla e rivela che suo marito è una persona tossica che spesso la accusa di aver cercato di portargli via la figlia. Ora che la bambina è scomparsa, dovrà affrontare possibili abusi da parte sua. In quel momento, un'altra passeggera con occhiali da sole e segni di siringhe sul braccio si alza all'improvviso. Parla dell'evento biblico chiamato rapimento, in cui tutte le persone scomparse vengono portate in paradiso. Purtroppo, non sa altro che questo. Altrove, una Chloe preoccupata teme che anche l'aereo di suo padre possa essere precipitato. Dal momento che anche sua madre e suo fratello sono scomparsi, non vede più alcun motivo per continuare a vivere. Così, sale in cima al ponte di Manhattan e decide di saltare giù. Dall'altra parte, Cameron torna nella cabina di pilotaggio e si siede. Riesce alla fine a raggiungere Chloe, che è sul punto di fare qualcosa di stupido. Fortunatamente, si ferma quando vede la chiamata e risponde subito. Chloe scoppia a piangere e lo ringrazia per aver chiamato proprio al momento giusto. Cameron passa quindi il telefono a Rayford, che si scusa con la figlia e rivela che sua madre aveva ragione. Spiega poi che l'aereo sta esaurendo il carburante e non sa se riuscirà ad atterrare in sicurezza. Con rinnovata voglia di vivere, Chloe dice al padre che troverà uno spazio per far atterrare l'aereo. Scende poi rapidamente dal ponte e arriva a un cantiere vicino all'autostrada. Usando un pick-up lì vicino, rimuove tutti i blocchi sul posto in modo che possa avere abbastanza spazio per far atterrare l'aereo. Chiama quindi Raymond, che le ordina di illuminare l'ingresso della pista di atterraggio in modo che possa vederla dall'aereo. In un brillante colpo di genio, Chloe usa il carburante di una petroliera incidentata e accende un enorme incendio. Questo permette a Rayford di vedere la pista del cantiere, permettendogli di far planare abilmente l'aereo verso di essa. Nonostante una franata tumultuosa che distrugge il carrello di atterraggio, l'aereo si ferma in sicurezza. Nella scena finale i passeggeri scendono dall'aereo e uno di loro esclama che il peggio è alle spalle. Tuttavia, Chloe dice che i loro guai sono appena iniziati mentre tiene stretto suo padre. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.